Totem Ceramiche, da 25 anni. Non è un modo di dire. Totem Ceramiche, lo spazio che abito. Bentrovati con la nostra informazione. Apriamo con la politica. Questa mattina i pro sfiducia hanno depositato la mozione di sfiducia al sindaco Domenico Messinese. Si va in aula consiliare il 7 settembre, solo 24 ore prima della celebrazione dei riti dell'Alemanna. Con il supporto dei democratici il fronte si è rafforzato. Questa mattina un gruppo di consiglieri comunali ha avuto un incontro con la presidente Ascia e la mozione è stata trasmessa anche a Messinese. Si vuole evitare qualsiasi errore di procedura. Nelle motivazioni della sfiducia non manca nulla, dal fallimento della gestione del servizio rifiuti agli strali della Corte dei Conti, passando per lo stop ai servizi essenziali, per la vicenda dell'ospedale Vittorio Emanuele e per i ritardi continui nella presentazione degli atti finanziari. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco messinese, che rilancia il dialogo mettendo a disposizione la sua giunta. Sembra pronto ad un nuovo rimpasto, il quinto dopo solo 3 anni di governo. Auspico di poter attuare percorsi e programmi condivisi, in modo che in questa ultima fase cruciale di 2 anni di importante lavoro, scrive in una lettera pubblica, vi sia l'indispensabile contributo di quei gruppi politici che responsabilmente sceglieranno di partecipare ai processi decisionali e amministrativi, per i quali mi impegno a garantirne la rappresentanza, con l'obiettivo di assicurare che le risorse economiche non vadano perse. Sono convinto che l'alto senso del dovere di molti assicurerà la più ampia condivisione per il bene comune. Queste le sue parole. Passiamo alla cronaca. Fratture e ferite su diverse parti del corpo. Un 47enne è stato vittima di una violenta aggressione nei pressi del cimitero monumentale. Sarebbe stato un coetaneo e un conoscente ad affrontarlo con un bastone. Forse precedenti tensioni personali tra i due sarebbero alla base di quanto accaduto. L'uomo è finito al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele e le forze dell'ordine starebbero valutando l'accaduto. Un possibile sversamento di liquami in mare è all'esame dei tecnici dell'ARPA. Gli accertamenti sono partiti dopo le segnalazioni arrivate nelle scorse ore. Anche il consigliere comunale Angelo Amato ha contattato gli uffici della Capitaneria di Porto. Ufficialmente, spiega, mi è stato riferito che dovrebbe trattarsi di una piena arrivata in mare a seguito delle forti piogge di ieri. Credo invece che possano essere scarichi fognari arrivati in mare e risaliti con la corrente. Anche i tecnici di ARPA ieri hanno effettuato campionamenti. Sono in corso controlli all'interno di ristoranti ed esercizi commerciali dai militari della Capitaneria di Porto e dai tecnici dell'ASP. Gli operatori dell'ASP si sono concentrati sulla regolarità delle autorizzazioni per l'avvio degli esercizi commerciali, soprattutto quelli riguardanti il settore ittico. Sono state elevate alcune contestazioni in denaro senza però provvedimenti di chiusura. Gli accertamenti dei militari invece si sono concentrati sulla filiera del pescato, poi rivenduto o destinato ai ristoranti locali. Chiudiamo con lo sport. Il campionato di Serie D inizierà il 16 settembre, proprio come la Serie C. Il 30 agosto saranno composti i gironi, mentre per il calendario occorrerà aspettare la prima decade di settembre. Il 2 settembre è destinato ad essere occupato dal primo turno di Coppa Italia, quando finalmente il Gela debutterà contro il Troina. Sul mercato pare sfumato uno dei due obiettivi, ovvero un centrocampista di spessore. Il calciatore infatti aveva trovato l'accordo economico, salvo poi ripensarci per questioni familiari. Si stanno così valutando altre due alternative. È tutto, per altri aggiornamenti vi rimando al quotidiano di Gela.it. Grazie per aver scelto la nostra informazione e arrivederci.